Mia family, bonjour, bonjour. Sono abbastanza incasinati i capelli per i vostri standard oggi perché avevo le onde e quindi sono più incasinati del solito. Comunque, oggi voglio assolutamente fare il trattamento alla cheratina che non so perché ho rimandato così tanto dopo i colpi di sole, ma sento veramente i capelli, non voglio dire secchi perché non sono, cioè, non sono secchi. Forse per lo standard normale sono secchi, ma per i miei standard sono decenti, ok? Perché i miei capelli sono già secchi, sottili di loro, sì, bella fortuna. Però con la cheratina sono subito più morbidi, più setosi, più lucidi. Quindi, appunto, non so perché ho rimandato così tanto, ma sono stata talmente impegnata nelle ultime settimane e non sono praticamente mai a casa se non appunto per filmare, neanche per editare i video, ma per filmare. E comunque, oggi, allora, programma di oggi numero uno. Intanto mi sono già alzata ed ho messo lo smalto. Ta-da! Perché mi hanno detto che, siccome io ho una carenza di vitamina D e quindi ho le unghie molto deboli per questo, il semipermanente, e poi io anche le ho limate, insomma, quindi boh. E mi hanno consigliato, molto molto onesti, mi hanno consigliato di fare una piccola pausa per un po', non perché le mie unghie fossero disastrate, niente di che, però è meglio così. E quindi, anche perché iniziava a non tenere più il semipermanente e quindi non ho avuto scelta, altrimenti io avrei continuato, diciamo la verità. Però, quindi sì, faccio questa piccola pausa con il semipermanente e quindi sto mettendo lo smalto. Ed anche come smalto ho scelto, non so se metterà a fuoco la videocamera, ok? Anche come smalto ho scelto un nude molto molto bello, che di solito non usavo questi nude semi-trasparenti, diciamo, però questo mi sta piacendo molto. Vabbè, questo è il top coat, che effettivamente si vede che è un po' colorato, ma si chiama Muguet. Ed è il numero 108 e mi sta piacendo davvero davvero tanto questo, e non so da quanto ce l'ho, non l'avevo mai usato e adesso sono in fissa. Comunque non è facile tornare a fare lo smalto, devo dire la verità, perché con il semipermanente 2-3 settimane io ero, cioè, tranquilla, non dovevo fare niente, mani perfette. Adesso ovviamente non è così, ma resisterò, in modo che le mie unghie possano, non posso dire tornare forti perché non lo sono mai stata, però diciamo possono rinforzarsi almeno un po'. Comunque, dicevo, programma di oggi, perché io mi perdo sempre in chiacchiere, cioè dovevo fare la YouTuber, cosa potevo fare se non, visto che parlo a vanvera. Comunque, oggi il programma è assolutamente cheratina, che poi magari non riuscirò a farla, no, ma devo assolutamente riuscire a fare la cheratina. Ho letteralmente, adesso vi faccio vedere. Ok, ho letteralmente 32 email a cui devo rispondere, ok? 32, 32, notare, ok? 32 email a cui devo rispondere e quindi ci metterò più o meno un paio d'ore, un paio d'ore. Dopodiché devo iniziare a preparare gli scatoloni perché ragazzi, ragazzi, finalmente mi hanno comunicato la data effettiva in cui il mio appartamento che tanto amo, sarà libero. E quindi, tra l'altro, tra poco, cioè tipo qualche settimana, quindi devo assolutamente, muovermi e preparare gli scatoloni. Quindi altra assolutamente cosa che bisogna fare oggi è iniziare, perché ho raccolto diversi scatoloni, però sono vuoti. Devo iniziare a riempirli. Quindi penso di con cosa devo iniziare a fare il trasloco, con roba che non uso, non userò in queste settimane. Quindi devo, boh, tipo giornali, libri che ho lì nella libreria in soggiorno. Potrei iniziare. Io penso che tutto il make-up e tutte le cose beauty che ho negli Alex dell'IKEA, quei mobili alti, bianchi con i cassetti, non li svuoterò, ma semplicemente chiederò alla ditta di trasloco di scocciarmeli. Che tra l'altro no, non sarà la stessa ditta della volta scorsa, sicuramente. Questo è poco ma sicuro, non mi ero trovata molto bene. Comunque una mia amica si è trovata molto bene con questa ditta che io non conoscevo, però lei si è trovata bene sia come prezzo che come professionalità, eccetera. Quindi oggi li contatterò. Altra cosa che devo fare oggi. Nel contempo sto lavorando tantissimo al progetto con Jewel Candle, perché siamo, voglio dire, questo, no, non posso dire niente perché altrimenti svelo troppo, però diciamo che stiamo andando molto 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 veloci e quindi sto lavorando moltissimo anche su quello, ed è un progetto che mi entusiasma particolarmente, ragazzi, mi entusiasma davvero davvero tanto. Siamo tornati ieri da Berlino
Vabbè, insomma, non ho visto praticamente nulla della città. Vabbè, ho visto la Porta di Brandeburgo, ho visto l'antenna televisiva, la torre televisiva, come si chiama? Vabbè, siamo stati ad Alexanderplatz, ho visto un po' del centro, eccetera. Il nostro hotel era vicino, no, la sede di Jewel Candle è vicino al Checkpoint Charlie, però non siamo riusciti a vederlo e non ho visto nemmeno insomma, quei pezzi del muro di Berlino, eccetera. Ma prossima volta, perché magari, anzi, molto probabilmente ci torneremo. Quindi, questo è quanto tra l'altro è stato il primo viaggio con il mio ragazzo, che per adesso non voglio ancora svelarvi più di tanto, capitemi, però mi va insomma di parlarvene. Quindi è stato il primo, sì, insomma, mi ha accompagnato in questo viaggio di lavoro e sono stata molto molto felice che sia riuscito con il suo di lavoro a combinare e a venire con me. Sì, e basta, adesso forse è veramente meglio. Ah, tra l'altro ho dovuto mettere anche le goccine antibiotiche perché ieri il mio occhio era rossissimo, ma io facendo il trucco sul volo mi sono praticamente infilzata l'occhio con una matita che non so perché, ma le matite Urban Decay, sì, le matite Urban Decay, nonostante io faccia la punta, cioè tipo la punta non sta attaccata al contorno di legno, se ha un senso quello che sto dicendo, se mi capite, e quindi il contorno di legno tende ad essere tipo appuntito e mi graffia l'occhio a volte. Forse è solo il fatto che forse questa matita la sto usando da un po' troppo tempo, quindi probabilmente si è tipo rinsecchita, boh, non lo so. Comunque sì, ho un'infezione all'occhio, boh, non lo so, quindi sto mettendo antibiotico. Se ho l'occhio rosso è per questo, ma forse penso che in videocamera non si veda. Comunque, sì, queste sono le boh, novità, queste sono le cose che stanno succedendo adesso, oggi, praticamente niente di interessantissimo. Mi metterò al montaggio del vlog che ho filmato a Berlino e basta, e devo fare altre cosine in casa. Tra l'altro, tra un po', dovrebbe arrivare, tra un'oretta dovrebbe arrivare anche la spesa che ovviamente ho ordinato online, perché figuratevi se io riesco a portarmi 20 bottiglie di Coca-Cola Zero e sabbia per i gatti, eccetera, eccetera. Non è fattibile, quindi la ordino. Volevo menzionare, mi state segnalando questa cosa in centinaia, ok? Volevo assolutamente segnalarla questa cosa. Ok, mi state segnalando in tantissimi che adesso ve lo farò vedere meglio. Ok, mi state segnalando in tantissimi che su Instagram gira questa pubblicità con la mia faccia di non so bene, non ho ben capito che tipo di sbiancamento per i denti, di che cosa si tratti. Ok, allora, grazie intanto a tutte le ragazze che me l'hanno segnalato, a tutti i ragazzi che me l'hanno segnalato, perché mi aiutate sempre tantissimo in queste cose, perché altrimenti io non verrei a saperlo, tipo, boh, non so perché sono così buia adesso. Comunque, grazie di cuore per avermelo segnalato a tutti e tutti quanti. E ovviamente io non c'entro nulla con questo brand, non conosco questo marchio e non sponsorizzo assolutamente quel prodotto. Le scene che avete visto di me in questo video che loro hanno rubato, perché me l'hanno praticamente, cioè è un video che io ho fatto su YouTube in cui sbiancavo i denti con la polvere di carbone che si trova in erboristeria. Ok, loro devono aver preso senza chiedere, che tra l'altro, cioè, non è neanche tanto legale, anzi non lo è per niente. Comunque, cioè puoi prendere un video di un personaggio, diciamo, noto, eccetera, puoi prenderlo, puoi condividerlo, eccetera, ma non puoi prenderlo se tu a scopi pubblicitari, ok? Non puoi usarli a scopi pubblicitari senza il consenso della persona, e ovviamente io non ho dato il consenso a ciò, non so di che marchio si tratti, non ho la minima idea di che cosa sia questo prodotto, quindi non so se sia un prodotto di cui ci si può fidare oppure no, non lo so, non lo conosco e volevo solo dirvi che non è un prodotto che io pubblicizzo, non l'ho mai utilizzato, non so nemmeno, cioè penso che questo faccia anche capire la professionalità del brand, no? Cioè, se tu vai e prendi un video di una YouTuber che non ti ha mai dato il consenso, fingendo che in quel video lei utilizzi il tuo prodotto e tu poi ti metti a pubblicizzarlo così, insomma, non so quanto credibile tu possa essere come marchio e non so quanto credibile possa essere il tuo prodotto, ok?
Detto questo, volevo solo dirvi che io non c'entro nulla, ho cercato di contattarli facendogli presente che ovviamente ciò non è legale, ma non hanno un indirizzo email, cioè non hanno contatti praticamente, almeno io non sono riuscita a trovarli. Sappiate, anzi ho visto anche sul sito che praticamente prendono foto di influencer, eccetera, tipo magari, non lo so, c'è un influencer che fa una foto così e loro ci mettono il prodotto, cioè proprio photoshoppato senza ritegno, si vede pure e lo pubblicizzano così. Forse non si rendono conto che stanno rischiando fior fiore di denunce perché, appunto, ripeto, non si potrebbe fare, non è legale. Puoi certo condividere, ricondividere una foto, un video di un personaggio famoso, eccetera, ma non puoi utilizzarlo a scopi pubblicitari. Comunque, non è la prima volta che mi capita, non mi stupisco più. Però, ecco, cioè, lo trovo molto meschino. Anche perché metterò la mia faccia su prodotti che io non conosco e che magari non sono prodotti per niente buoni, non lo so, non lo so, Però magari non sono prodotti buoni, non posso saperlo visto che non li ho mai provati giustamente, e mi dà fastidio che affianchino me a un prodotto che non conosco, perché magari, cioè, magari non. No, non è buono, non lo so. Comunque, vabbè. Oltre al fatto che non c'è rispetto proprio per il lavoro altrui, perché se sei sui social, il tuo lavoro in questo caso non viene assolutamente rispettato, dà molto molto fastidio. Perché, ripeto, in quel video io stavo utilizzando la polvere di carbone, ragazzi, che ho trovato in erboristeria a 1 euro. Ok? Non so quanto costi questo prodotto, ma immagino che sia di più. Quindi, se volete sbiancare i vostri denti con il carbone, trovate la polvere di carbone. Mi raccomando che sia polvere, quindi non granellini, eccetera, altrimenti vi rovinano lo smalto dei denti. Lo trovate in erboristeria a 1 euro. E il sacchetto per 1 euro è anche bello grande, vi dura tanto. Quindi, detto ciò, andrei a fare tutte le cose che devo fare, perché altrimenti non finiamo più. Ok. Buongiorno gattoni! Gatta Stellina, come al solito, sul suo cuscino preferito, lei sta sempre qua. Ciao gatta Stellina, buongiorno, buongiorno. Quanto pelo hai messo su quest'inverno? Una cosa incredibile, non penso di averla mai vista così, in questa criniera così folta. L'ho spazzolata tantissimo, ragazzi, perché le vengono sempre, sempre i nodi. E adesso le è venuto un po' di forforo. Povera mia gatta Stellina. Sì, tu mi devi sempre annusare costantemente. Non si sa mai che io sia un impostore. Gatta Stellina. Sì, Denver, dove sei? Oh mio Dio, sei già qua? Ciao, amore mio. Tu vuoi sempre essere primo, primo davanti alla videocamera? Sei un pagliaccetto, sei tu. Sei bellissimo, amore mio. Sei bellissimo. Sei bellissimo. Sì, buongiorno, ma quante coccole. Ciao, amore. Ok, nel frattempo attivate due lavatrici, colorati e delicati. Amo, amo, amo il doppio cestello. Due cicli in uno, due carichi in uno, è fantastico. E dopodiché trasferirò tutto nell'asciugatrice. Spero che questa lavatrice ci stia nel vano lavatrice che ho in casa mia, perché altrimenti dovrò prendere solo il lato sopra e quello sotto, staccarlo. Devo vedere perché amo questa lavatrice, è pazzesca, è fantastica. Visto che non ho tanto cibo e sto aspettando che mi arrivi la spesa, come colazione mangerò una mela. Io amo quelle verdi che sono un po' acide. Adoro. Ok, tutto è pronto. Ho caricato i file sul computer e adesso mi metto al montaggio del vlog che ho filmato a Berlino e che sarà online oggi alle 17:30. Oggi farò in tempo, sarò puntuale. Io sono veramente senza parole. Nel frattempo ho finito, ho completato il montaggio del vlog di Berlino, quindi sarà sicuramente online oggi alle 17:30. Mi state segnalando però, ragazzi, praticamente in migliaia questa pubblicità di questo appunto sbiancamento per i denti di cui vi parlavo poco fa, di cui io non c'ento, cioè di cui io non so nulla e sono veramente veramente da denuncia. Mi dà fastidio perché non si tratta di una persona che comunque, nel senso, reposta il mio video, eccetera. Queste sono aziende che ci lucrano su, che si fanno i soldi, tra virgolette, non voglio usare paroloni, però avete capito quello che intendo, cioè
lo fanno non onestamente, perché io non ho mai, mai, mai dato il consenso perché la mia immagine, perché il mio viso, perché la mia faccia, perché il mio video venga utilizzato in un video promozionale di un prodotto che io non conosco. Mi dà profondamente fastidio, questa cosa succede spessissimo, ma quello che mi dà più fastidio è che loro praticamente questo video lo stanno sponsorizzando in giro su Instagram, perché lo state vedendo in migliaia. Quindi, cioè, veramente, sto seriamente pensando di andare a querelarli. Peccato che io abbia molte cose da fare nella mia vita e non mi serve avere anche questo tipo di seccatura, però sì, sono da denuncia. Adesso, se questa cosa non finisce, non avrò alternativa, nel senso che dovrò farlo, ecco. Vabbè, comunque, a parte questo, sto aspettando che arrivi la spesa e nel frattempo inizierò a rispondere alle email, quindi mi sa che ci vedremo tipo tra 2 ore, quando finirò. Nel frattempo, cosa c'è, gatto da me? Tu eri tutto bianco una volta, adesso sei un poco arancione, anzi abbastanza arancione, che diventi sempre più arancione. Tu sei bellissimo, amore mio, sei bellissimo, sei tutto bianco e abbastanza arancione. Sì, tutto bianco, lui, tutto bianco era, è un po' arancione. Gatto Denver va sempre, sempre a controllare subito chi suona alla porta, perché lui deve tenere tutto sotto controllo, dovete sapere. Allora, è arrivata la spesa, pensavo di aver preso un sacco di roba, invece evidentemente no. Allora, ci sono le bottiglie di Coca-Cola che erano in offerta da 1,35 litri, che non sapevo nemmeno esistesse, non so perché stanno facendo questi formati strani, tipo 660, 1 litro e 35, comunque. Scorta di Coca Zero, poi, vabbè, adesso porto tutto in cucina, poi magari guardiamo assieme. Ok, questo è quello che ho preso, a parte la pizzetta, che ne avevo prese 5 e me ne ha portata soltanto una, perché volevo surgelarle, così quando ho fame le tiro fuori dal freezer e le scaldo il microonde, che probabilmente non dovrei, però invece me ne è andata solo una, vabbè, si è sbagliato. Poi ho preso petti di pollo, 2 confezioni di petti di pollo. Poi ho preso hamburger biologici sempre al pollo, cioè sempre di pollo, al pollo. Poi ho preso prosciutto crudo, che però ho controllato ed è all'inizio della forma. Io preferisco quando è verso la fine perché è più dolce, però comunque è Parma, quindi dovrebbe essere buono. Poi ho preso 2 confezioni di fettine di bovino. 1 confezione di stracchino, quello di nonno Nanni secondo me è il migliore. Poi vabbè, c'era questo salamino in offerta, non l'ho mai assaggiato, però insomma era in offerta, a me piace. Poi, Gatto Denver, abbiamo capito che tu sei la star del canale, non serve ricordarlo ogni 3 secondi. Poi ho preso 2 confezioni di mozzarella Santa Lucia. Ho preso queste sfoglie al forno Gran Pavesi, che sono buone, le ho già assaggiate. Poi 2 confezioni di pane Mulino Bianco, non c'era quello a fette tipo il bauletto, quindi ho preso questi lì, gli sfilatini, i michetti, che sono super super buoni. E poi ovviamente una nuova scorta di olive verdi, ragazzi, perché io ne mangio quintalate, io amo le olive verdi, le più buone sono quelle Saclà. Poi ho preso frutta, allora banane, che effettivamente mi aveva anticipato il signore che sono giusto un po' verdi, quindi devo assolutamente lasciarle fuori dal frigo, sì, al caldo, perché si maturino. Poi ho preso lamponi, come al solito lo sapete, io vivo di lamponi e di mirtilli. Ta-taran, ho ancora yogurt greco, almeno spero. E poi ho preso 2 confezioni di fragole origine Italia e sono molto profumate, quindi dovrebbero essere anche molto buone. E questo è quanto, e le Coca-Cola le ho già messe in dispensa. E Gatto Denver mi dà una mano, grazie, grazie Gatto Denver. Ho finito di rispondere alle mail, ci ho messo tantissimo, quindi non credo, anzi sicuramente non riuscirò a fare la cheratina oggi, ma nel frattempo ho lavato i capelli, comunque mi sono fatta la doccia, adesso mi sto truccando e... Comunque la cheratina la farò sicuramente domani, che ho più tempo, perché i miei capelli ne hanno veramente veramente bisogno. Non so come sia questa inquadratura, sono sempre un po' incerta sulle inquadrature messe un po' così alla cavolo. Ho appoggiato la videocamera su uno dei mobiletti Alex dell'IKEA e sto applicando comunque il fondotinta con la mia nuova Beauty Blender. Sono passata da Sephora l'altro giorno ed ho preso questa, che è tipo... quasi bianca, è un rosa molto molto chiaro, perché appunto quella fucsia mi perdeva un po' di colore e quindi
non mi piaceva tanto questa idea magari di avere del colore addosso, non so perché mi succedesse con quelle fucsia, ma in realtà non mi hanno mai colorato il viso, però quando sciacquavo la beauty blender e la lavavo con il sapone comunque perdeva un po' di colore, quindi mi sono un po', voglio dire, così stranita e mi sono detta boh, forse è meglio se ne compro una che è color carne, perché almeno, cioè, non si vede, o comunque ho sentito che quella color carne non perde colore, quindi dovrebbe essere a posto. Tra l'altro adesso andrò a trovare la mia mamma e poi mi metterò invece a fare qualche scatolone, sperando di riuscire, perché ho una conference call più tardi e anche lì dovrei perderci parecchio tempo, quindi spero di riuscire a fare tutto, anzi un po' un fail, perché sicuramente la creatina non ce la faccio a farla oggi, però la priorità era assolutamente alle email, perché quando sono stata a Berlino non sono riuscita a rispondere tempestivamente come faccio di solito, e devo dire che ultimamente ho un sacco di collaborazioni, sponsorizzazioni, quindi sono anche molto molto più occupata, ovvero quando sono al computer, quando ho più collaborazioni devo comunque preparare più contratti, più offerte, devo rispondere a più email, devo preparare più fatture, quindi tutto il lavoro dietro, insomma, ci metto un po' di più, ecco, parecchio di più a farlo. Comunque sto utilizzando, finalmente i brufoli se ne stanno andando piano piano, perché purtroppo a me i brufoli lasciano sempre 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 cicatrice per un sacco di tempo, però piano piano se ne stanno andando. Ho applicato il fondotinta Hello Happy di Benefit, la mia, e la colorazione 2. La 1 è ancora più chiara, ragazzi, è veramente molto molto chiara. E adesso come correttore uso il Born This Way, quello nuovo di Too Faced, che è questo, che è abbastanza grande come applicatore e come confezione per un correttore. Boh, non lo so, mi sembra veramente gigantesco. Di solito le confezioni dei correttori sono più piccoline, meno ingombranti, però mi piace come correttore, devo dire è un buon correttore, anche se secondo me la tonalità che ho non è abbastanza chiara, mi piace sempre usare una tonalità un po' più chiara rispetto al mio fondotinta. Questa è la Porcelain, che sì, è rosata, quindi diciamo che mi cancella comunque effetto chiaia eccetera, però non è abbastanza chiara, avrei bisogno forse della tonalità Snow come correttore, perché se come fondotinta o la Porcelain, appunto, come correttore può essere un pochino troppo scuro, ma diciamo che ce lo facciamo andare bene, perché appunto come formulazione mi piace molto in realtà questo mascara, questo correttore. Tra l'altro oggi, ragazzi, mi sono arrivati tipo 8 pacchi, una roba incredibile, non mi era mai successo in una giornata, e non so nemmeno se riuscirò ad aprirli tutti prima di dover uscire nuovamente, quindi questo sarà veramente una sfida, altrimenti domani. Ma se domani è venerdì, quindi non filmerò un vlog, perché appunto sabato non carico video solitamente, lo sapete, e se magari non vi featuro i prodotti nel vlog oggi, magari ve li featuro su stories domani, vi do qualche anticipazione, perché come sapete spesso vi do anticipazioni nelle stories sui prodotti che mi arrivano dalle aziende. Adesso cipria, uso sempre quella di Becca, che però confermo, quando la usi da un po' la sensazione di bagnato non la senti più. Almeno io non la sento più, ma proprio per niente, cioè o sono io che non la sento più, o forse è il prodotto che perde quella sensazione di bagnato, forse è a contatto con l'aria, boh, non lo so, non lo so. Comunque è diventata una cipria normale, buona comunque, però appunto non mi fa più quell'effetto bagnato. E tra l'altro detesto il packaging di queste ciprie, buono, ma il packaging è orribile. Cioè questa roba, questo tappo di plastica, continua a staccarsi di continuo, e se non lo rimetto a posto con il click non riesco poi a chiudere il tappo, quindi è veramente una ciofeca, però la cipria è molto buona. Allora, terra e blush, uso il blush, sì, il blush bar di Benefit, e stendo prima la Kula. A volte dico questa S molto serpentosa, stendo la Kula. Qui c'è anche Gatto Denver comunque, che è venuto a farci compagnia. Ta-da, Garurever! A volte miagola e non esce suono, tipo... Vabbè, il mio gatto è differente, ragazzi. E adesso faccio un po' di contouring. Che se dal vivo mi sembra sempre tantissimo il contouring che faccio, poi nelle foto non si vede. Succede anche a voi questa cosa, mi dà un po' fastidio. Comunque,
Stavo pensando che mi piace troppo, troppo, troppo filmare i mukbang ultimamente, che mi sa che si pronuncia mukbang, giusto? Oddio, adesso mi viene il dubbio. Boh, comunque, una mi ha scritto, un follower mi ha scritto, ogni volta che Nicole pronuncia male mukbang, un coreano si suicida. Ti ringrazio, sei molto carina. No, ovviamente sto scherzando perché mi son divertita a leggere il tuo commento. È vero, non lo so pronunciare. Ovvero, voi me lo dite, poi io dimentico inesorabilmente, è così. E sfumo un po' la terra, che appunto dal vivo sembra tantissima, poi nelle foto praticamente non esiste. Dandelion blush. Wow ragazzi, non avevo ancora provato, ce li avevo da un sacco ormai, ce li ho comprati mesi fa, i Powder Kiss Lipsticks di MAC. Ragazzi, ho usato la shade 303 Style Shocked, a parte che il colore si abbina abbastanza bene alla maglia, mi piace un sacco, cioè veramente veramente un bellissimo arancio, no corallo, un rosso molto aranciato, credo. Sapete che io non sono per niente brava a descrivere i colori, suppongo una roba del genere, ma quello che mi ha colpito è che, nonostante sia completamente opaco, è super super confortevole e quasi, anzi, è sicuramente idratante sulle labbra, nonostante sia completamente opaco. Veramente una sensazione strana, ma cioè mi piace veramente veramente, non so se sia a fuoco, ma mi piace veramente veramente tanto. Ovviamente con i rossetti rossi scuri bisogna sempre stare attenti a non macchiarsi i denti, però wow, questo colore è in linea generale proprio la sensazione che ti dà sulle labbra, così morbido, così idratante, è una cosa che non avevo mai sperimentato con un rossetto opaco. Non lo so, sono rimasta molto stupita piacevolmente da questo rossetto. Fatemi sapere se li avete provati anche voi o anche altre colorazioni, ma per adesso ho provato questo ed è strapromosso. Vedremo la durata, ma per il momento è strapromosso. Ok, non so se riuscite a vedere qualcosa perché se sposto questo accappatoio lo specchio praticamente si rovescia. Comunque, questo è l'outfit di oggi. Sono ancora super soddisfatta del trucco, anche se vabbè, questa luce è pessima, quindi non so quanto si riesca a vedere, ma mi piace troppo questo rossetto. L'ho abbinato a questo maglione che appunto ho appena preso da ASOS, in realtà mi è arrivato oggi, e a questi pantaloni in similpelle, anche questi presi da ASOS, arrivati oggi. Sono tipo dei leggings, direi, più che pantaloni. E poi ho il mio zainetto Chanel, famosissimo, unico zainetto che ho, che ha tipo una macchia di crema davanti, sperando che se ne vada con un miracolo. E ovviamente non è a fuoco, ok, adesso sì. E stivaletti neri bassi e il mio cappotto molto da orsacchiotto peluscioso nero. E adesso niente, vado dalla mia mamma e poi non so a questo punto se riuscirò a fare i pacchetti, perché nel frattempo, quando ho finito di truccarmi, mi è arrivata una chiamata, perché aspettavo una chiamata per una conference call, una telefonata di lavoro, e ci ho messo anche lì un sacco di tempo. E quindi questi cappotti sono belli, ma raccolgono un sacco di capelli. E quindi mi sa che non riuscirò nemmeno a fare scatoloni. Quindi adesso esco e poi in realtà esco anche più tardi. Quindi ragazzi, mi sa che oggi è stato proprio un fail questo vlog. Scusatemi, non so quanto tempo ho filmato, ma tra tutte le cose che sto facendo in questo periodo, il fatto che non sono mai a casa è veramente un casino. Ma ci tengo comunque ad aggiornarvi, anche se non so, perché mi dispiace un sacco, perché l'ultimo video ho visto che era tipo di 10 minuti e so che per voi è troppo poco, lo so, mea culpa, mi rendo conto, spero che questo sia un po' più lungo. Comunque, niente, mia family, questo è quanto per oggi, vi saluto proprio qua. Vedrete questo video venerdì e quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Vi mando un bacio grandissimo, buon weekend, sappiate che vi voglio tanto bene, grazie per il supporto che mi date sempre ogni giorno. E niente, ciao, a lunedì.